Bentrovati cari amici, sono Enrico Ubaldo Lorelei e vi accompagnerò in un mondo misterioso che si trova proprio dietro l'angolo di casa vostra. Partiamo dunque per attraversare insieme le porte del mistero e uscirne ancora sane di mente, o quasi. Oggi parleremo delle navi fantasma. Cosa c'è di vero? Sono un mito o esistono realmente? La prima cosa che ci viene in mente quando citiamo le navi fantasma sono velieri alla deriva, con le vele a brandelli e i legni scricchiolanti, popolate da spettri pronti a ghermire gli ignari naviganti. Ma forse non è l'immagine corretta che si dovrebbe associare a questo tipo di fenomeno. Questo tipo di navi si trovano più nella letteratura o nella fantasia popolare. Nella realtà, le navi fantasma sono navi ritrovate alla deriva, totalmente prive di equipaggio. Forse il caso più celebre è quello della Mary Celeste, ritrovata in mare tra il Portogallo e le isole Azzorre nel 1872. Dell'equipaggio non fu trovata traccia, come se fosse misteriosamente scomparso all'improvviso. Un'analoga sorte toccò al Brig Resolven, ritrovato nel 1884 alla deriva nei pressi dell'imboccatura della Trinity Bay, nella provincia di Terranova. I passeggeri e l'equipaggio erano scomparsi, ma incredibilmente il fuoco della cucina e le lampade ad olio erano ancora accese. Dove erano finiti tutti? Ci sono episodi sinistri capitati in tempi più recenti. Nel febbraio del 1948 la nave mercantile olandese Aurang Medan lanciò degli SOS comunicando che tutto l'equipaggio era morto o moribondo. Soltanto 3 ore dopo la richiesta di soccorso una nave riuscì a raggiungerla. I soccorritori si trovarono davanti a uno spettacolo agghiacciante. Gli ufficiali erano tutti raccolti nella sala nautica, morti con gli occhi sbarrati dal terrore. Tutti i marinai erano deceduti e anche il povero cane di bordo fu trovato morto. Non furono mai scoperte le cause di questa ecatombe. Ma cerchiamo di capire qualcosa di più. Il nostro studioso di navi fantasma di fiducia può raccontarci qualcosa in merito. Sentiamo il parere di Adelmo Plutonni. Le navi fantasma sono un'immagine che ricorre da sempre nella letteratura. Forse quella più famosa è l'olandese volante, nave condannata a solcare i mari in eterno, senza una meta precisa. Celeberrima anche la nave fantasma della ballata del vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge. Le navi fantasma letterarie sono sempre molto suggestive ed evocative, ma quelle reali portano con sé sensazioni più inquietanti, come appunto nel caso della già citata Aurang Medan. Erroneamente si pensa sempre che le navi fantasma navighino sulle acque degli oceani, in un'eterna deriva. Chi di noi, scrutando la foschia durante la navigazione, non ha immaginato almeno una volta di scorgere le lacere vele di un vascello pirata infestato dagli spettri? Sarà di sicuro capitato anche a voi. Ma veniamo alla realtà. Sono passati soltanto pochi anni dalla clamorosa notizia che è stata pubblicata su tutti i quotidiani rionali della Costa Ligure. Ricordo benissimo i brividi che provai leggendo la testimonianza di Geremia Scrotalo, un ignaro pescatore di frodo che, al largo di Varazze, incappò nella sinistra figura di un tetro yacht che navigava a luci spente verso occidente. A nulla valsero i vani tentativi di Geremia di contattare l'equipaggio del natante. Infatti non era presente alcuna ciurma. Lo scrotolo riuscì a gettare un'occhiata all'interno dell'imbarcazione. Era colma di pacchi di plastica trasparente, a forma di parallelepipedo. All'interno i pacchi sembravano contenere della polvere, come fosse gesso o stucco per piastrelle. Era impossibile dirlo senza un'analisi più approfondita. La supposizione più plausibile fu che si trattasse dell'imbarcazione di alcuni muratori o piastrellisti che magari erano stati sbalzati fuori bordo da una tempesta o da mostri marini ferocissimi. Ma quando il vetusto pescatore tornò nel luogo dell'avvistamento accompagnato dalla guardia costiera, l'imbarcazione era sparita, come per magia. Quindi la risposta più logica è che la polvere in questione fosse polvere magica, la quale ha sicuramente trasportato l'imbarcazione in un altro piano di esistenza. Questo è solo uno dei tanti stupefacenti episodi riguardo alle navi fantasma nelle acque del nostro paese. Casualmente, proprio nei giorni e nelle settimane seguenti la sparizione della misteriosa imbarcazione, in tutte le discoteche della Riviera fu verificato un incremento significativo dell'uso di cocaina. Senza dubbio,
Questo fenomeno è da attribuirsi alla polvere magica intravista dallo scrotolo. L'ipotesi più accreditata, cioè la mia, è quella che attribuisce alla polvere magica delle proprietà di magia cattivissima. Per quello, oltre a fare sparire l'imbarcazione, ha fatto aumentare il consumo di droghe nelle discoteche, è ovvio. Tutta colpa del suo influsso nefasto. Certo, gli eventi nautici spettrali di casa nostra ci fanno capire che tutto il mondo è paese. Ma è fuori di dubbio che gli scenari tropicali siano molto più coinvolgenti e vendibili sul mercato globale. Quindi meglio cambiare location per dare a questo podcast un respiro più internazionale. E chi meglio del nostro fantageografo misterico Mirko Iliade può portare la discussione a un livello più vendibile? Da quando l'uomo ha cavalcato un tronco per attraversare uno specchio d'acqua, sono avvenuti incidenti. I naufragi si sono moltiplicati con lo sviluppo di rotte commerciali marittime e con la pesca d'altura. Questi nefasti eventi sono imputabili a cause naturali umane che esulano dall'argomento di questa puntata. Invece noi vogliamo trattare delle sparizioni misteriose avvenute in tratti di mare ben precisi. Infatti esistono aree in cui le navi svaniscono con imbarazzante facilità. La più famosa zona associata a sparizioni marittime è il famigerato Triangolo delle Bermuda. In questo tratto di Oceano Atlantico, nel corso dei secoli, sono andate perdute tantissime imbarcazioni di tutte le stazze. Qui sparirono intere squadriglie di bombardieri, flottiglie di navi da guerra, spesso di nazionalità statunitense, probabilmente per la vicinanza al continente americano. Si è stimato che dalla preistoria ad oggi, nel Triangolo delle Bermude e dintorni, il totale delle persone scomparse e mai più riviste si aggiri sui 2 milioni. È un valore per difetto, perché le testimonianze arrivate fino a noi sono molto poche. Quindi il calcolo è stato fatto supponendo che chi è sparito non l'abbia poi detto a nessuno. La prima testimonianza attendibile è stata ritrovata incredibilmente sulle Alpi Lombarde. Si tratta di un petroglifo attribuito all'antica popolazione dei Camuni. Sulla pietra sono raffigurate delle barchette a vela baciate dal sole sul mare in calma piatta. Però questa imponente flotta sembrerebbe adagiata su un fianco e sappiamo che questo significa che stavano affondando. C'è poi tracciato un rettangolo vicino al sole. Ebbene, in epoche protostoriche il rettangolo simboleggiava proprio il triangolo. Da qui l'ipotesi assai fondata che i Camuni abbiano perso la loro flotta nel Triangolo delle Bermuda mentre tentavano di invadere la Florida. Sono stati fatti molti studi e ricerche per individuare le cause dell'inquietante fenomeno delle sparizioni bermudesche. Alcune ipotesi tirano in ballo fenomeni naturali come campi magnetici potentissimi che strappano via tutti i chiodi e le altre parti metalliche delle navi. Oppure improvvise trombe d'acqua o veri e propri gorghi giganteschi che inghiottono le malcapitate imbarcazioni. Ci sono anche onde anomale oppure enormi bolle di metano, ma dalle mie ricerche nessuna di queste teorie risulta credibile. Un'altra spiegazione, più razionale, sarebbe quella di attribuire le sparizioni agli extraterrestri, ma ci sono indizi per cui anche gli alieni avrebbero perso in questa zona numerose astronavi, alcune di classe Galaxy. Come disse un famoso detective, una volta eliminato l'impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità. Pertanto, la spiegazione più probabile è che nel Triangolo delle Bermuda si celi un varco dimensionale, probabilmente gestito da Azathoth in persona. Esistono altri luoghi in cui avvengono sparizioni misteriose, non necessariamente associate al dio cieco idiota. Questi luoghi sono assai meno famosi, come quello vicino all'isola di Tanga. E non sempre in mare, ma comunque deve esserci di mezzo uno specchio d'acqua, non importa quanto grande. Da alcune evidenze sperimentali potrebbe persino bastare la vostra vasca da bagno. Io, nel dubbio, faccio la doccia. Dopo esserci immersi nelle atmosfere esotiche delle Antille, ci tocca affrontare ora spinosi problemi di numerologia misterica. Per fare questo ci rivolgiamo al celeberrimo studioso di numeri, Ilario Acefalo. Miei cari amici ascoltatori, innanzitutto vi ringrazio per le manifestazioni d'affetto che mi avete tributato in queste settimane e per aver apprezzato i contributi da me proposti in questo podcast. Mi sento veramente un valore aggiunto in questo team di cialtroni. Ma passiamo all'argomento di oggi, le navi fantasma. Cosa c'è di vero?
Per quali ragioni interi equipaggi spariscono nel nulla, lasciando le navi senza controllo in balia delle correnti? Quale misteriosa forza agisce dietro le quinte? Si è parlato di suicidi collettivi, mostri marini, alieni antropofagi e perfino di procacci sirene che ammaliano i marinai coi loro canti. Addirittura nel diario segreto di San Brandano si parla di calamari giganti che pasteggiano con una frittura di marinai marinati mentre la nave depredata andava alla deriva. Ma che cosa c'è di vero in questi racconti? Io vi dico, miei cari amici, che è tutto vero. C'è una sorta di maledizione dietro tutte queste storie e io sono riuscito a capire il nesso tra le sparizioni e il numero 3, che nel suo significato negativo porta grandi sventure. Sono convinto che in moltissimi casi di sparizione ci sia stata una serie di componenti negative sempre diverse che hanno influito nella sciagura, ma l'unica costante è il numero 3. Facciamo un esempio pratico. Il brigantino Mary Celeste fu ritrovato privo di equipaggio nel 1872. Ora seguitemi. La data è formata da 1, 8, 7 e 2. 1 più 8 da 9 e 7 più 2 da 9. Ora prendiamo i due 9 e sommiamoli. Il risultato è 18. 1 più 8 uguale 9, che guarda caso è divisibile per 3. 3 sono anche i vertici di un triangolo e il triangolo è la figura geometrica che, al largo delle Bermuda e non solo, inghiotte navi come se non ci fosse un domani. Anche questo è un caso? No, cari amici, non lo è. I più attenti di voi obietteranno che non è sempre possibile ottenere 3 o uno dei suoi multipli dalle date di sparizione. Io vi dico che avete ragione. Ma qui entra in gioco la famosa incostante di Acefalo. Che cos'è di preciso? L'incostante di Acefalo è un numero variabile che, sommato o sottratto alla somma dei numeri della data, permette di ottenere il numero 3 o un suo multiplo. Tutto chiaro? Bene. Come sono giunto a determinare questa variabile? Potete scoprirlo leggendo il mio libro, La cerchiatura del quadrato, ovvero come determinare l'incostante di Acefalo. Il libro è impreziosito dall'introduzione del professor Tatowski dell'Università di San Pietroburgo, che è giunto alle mie stesse conclusioni studiando la figura del triangolo all'interno del corpo umano. Detto questo, vi do un consiglio. Ogni volta che vi imbarcate su una nave, yacht, zattera, canotto o quant'altro galleggi, fatevi i vostri conti, perché se in qualche modo compare un 3 o un triangolo, allora state certi che il tutto finirà in tragedia. A buon intenditore, poche parole. Ma non capita solamente sulle turbolente acque degli oceani che vengano ritrovate navi fantasma o che capitino misteri marittimi. Delle volte anche vicino a casa nostra possono accadere fatti inspiegabili e misteriosissimi. Sentite cosa ci ha raccontato una testimone oculare affidabilissima riguardo un evento acquatico inquietante capitato all'idroscalo di Milano non troppo tempo fa. Io vengo spesso qui all'idroscalo a fare le grigliate di vin brûlé, sai, ho studiato come sommelier, però sono astemia, lo faccio solo per posa, perché vabbè, è una cosa un po' elegante. Comunque ero qui con le mie compagne di corso, c'era Carmela e Grazia. Avevamo fatto amicizia con tre tizi, c'era Pepito, Lopece e Guamarro, che cazzo di nomi, sanno solo loro da dove arrivano. Vabbè, alla fine stavano grigliando, dicono di essere degli chef affermati. Un locale a Gaggiano, hanno raccontato, sotto il ponte, vabbè, sulla Via Genovese, chilometro 41, può essere? Vabbè, deve essere anche un ristorante stellato, ci hanno invitato per un aperitivo, vedremo, poi magari ci andiamo anche. Vabbè, insomma, eravamo qui che ci divertivamo un sacco, abbiamo visto sto qua che era sul pedalò e niente, prendeva il largo, ha cominciato ad andare verso il largo e ogni tanto ci vado pure io sul pedalò in realtà, però mai a stomaco pieno, insomma, sono delicata di stomaco, non vorrei rimettere. Poi avevo bevuto anche un sacco di vin brûlé, qualche birra gelata... Vabbè, ma solo per la compagnia, non è che io bevo di solito, non vorrei che si facesse un'idea sbagliata di me, perché comunque, vabbè. A un certo punto qualcosa è cominciato a cambiare, mi è sembrato di vedere tipo annebbiato, tipo la nebbia sull'acqua, sì, proprio annebbiato.
Mi sono avvenuti brividi, brividoni della Madonna, fortissimi. Mi sa che forse devo aver anche tirato su l'anima, perché sì, sicuramente ho vomitato per lo shock. Addirittura forse sono anche collassata. Quando mi sono svegliata, il pedalò non c'era più. Boh, incredibile. Di sicuro devono essere stati o i fantasmi o gli alieni. Erano spariti anche quei tre, i tizi lì con i nomi strani, Pepito, Lopeccio e... cos'è, Guamarro, mi sembra. Vabbè, secondo me dovrebbero chiamare i servizi segreti della NASA per indagare qua sto bordello. Come avete potuto apprendere, cari ascoltatori, nessun luogo acquifero è al sicuro dalla minaccia fantasma. Ogni specchio d'acqua può celare insidie infide e cattive, per cui fate sempre attenzione e aspettate almeno 3 ore dopo i pasti prima di fare il bagno. Non perdetevi poi la prossima puntata del nostro podcast. Parleremo di bevitori notturni. Nell'attesa potete venire a trovarci e vedere i nostri video sul sito mysterium.it, sul canale YouTube Mysterium It e sulla nostra pagina Facebook. Comunque troverete i link ai nostri social anche nella descrizione di questo podcast. Se vi sono piaciute le musiche, le potete ascoltare e scaricare sul sito ademusic.net. Un saluto e a presto, cari amici, dal vostro Enrico Ubaldo Lorelei. Mixterium è un podcast di intrattenimento basato su finzioni narrative. Riferimenti a fatti o persone reali sono puramente casuali e frutto di fantasia.